Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Mario Plus Rabbit Kingdom Battle. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo qui dopo l'enigma dei tubi, ed è stata veramente tosta da risolvere. Abbiamo qui uno scontro, vediamo un po'. Sconfiggi tutti. Salute extra perché Luigi se no ci muore. Anche perché sono tanti. Sono come minimo 4 giganti che vedo. Allora, vista dell'eroe. Tu ti metti qua. Tu fai una cosa di questo tipo, Luigi. Inchiostrati tutti e due, non possono attaccare, che bello. Però tanto loro hanno i loro cacchio di scudi. Fai questo. No, ok. Mettiti qua, Peach. No, perché non ne vedo nemmeno uno. Tanto non possono attaccare. E vi siete mossi. Uno. Uè, dove vai, piccolino? Mamma mia, doppio critico. E quello ci saluta. Adesso dove va? Da dove arriva? Uè. Ah. No, ha inchiostrato Peach. Boom. Ciao. E là là. Quanto sono lunghi sti tubi? No, Mario. Allora, Peach, tu hai la doppia scivolata, quindi fai una cosa di questo tipo, guarda, fai qua. T'allontani, ti metti qua. Solo che non possiamo attaccare. No, non ho modo di andare qua. Allora, aspetta. Così mi sono allargato la... No, Peach è troppo lontana. Vado qua. Poi vado qua. Mario, lo sposto. E lo metto qua. Sì, non gli ho fatto prendere la scivolata, però ci tenevo a...
Oh yeah, Mario time. Ok, potenziati. Ne prendi qualcuno? Non veniva preso nessuno. Che cavolo. Che cacchio. Ho colpito tutti e due? Eh no però, batto anch'io. Ah, ok. Allora. Non lo prendo. Però con questo sì. Questo è il nostro terzo turno. E ci saluta. No, perché... Oh. 142 non è che sia proprio il massimo. Vabbè, ci ho provato. Vabbè, tanto c'è solo lui da uccidere. Guarda di quanto non lo becca. Si è messo nell'angolino. Let's go Luigi, let's go. Vai, 100%. Oh, yeah. 4 di 4, visto? Mecha Junior, il regalo di compleanno di Junior. Sconfiggi il mid boss. Salute extra, non si sa mai. E questo c'ha pure i... Allora, vediamo. Ah, sì, c'ha le Valkyrie. 2000? Ma perché attaccano prima loro? Cos'è sta ladrata? Bravo Mario, hai fatto il critico. Si è mosso. Un altro critico. E un altro critico. Si comporta come i giganti. Una roba di questo tipo. Di questa non ci rompe. Questa io la metto. Non ho ripari qua.
Faccio qua. Ci danno pure a quell'altro, quindi da qua. Perché avere Bowser Jr. come mid boss non è proprio il massimo della cosa, perché non gli puoi fare niente. Ok, vai. Abbiamo fatto un bel po' di danni. Ucch. No, vabbè, due volte. Vabbè, dai, ha attaccato due volte. Nizze. Ho perso Luigi. Sta fatica per tenermelo. Vabbè, dai, ma ha attaccato due volte nello stesso turno. Qua ce ne perdo almeno due, ce ne perdo, eh. Ottimo. Volevo fare sta cosa con Luigi, però... Il buco di là. Vai, critico col rimbalzo e ti metti qua. Cioè, se gli stai lontano ti fa la camionetta. Scappano. Ad ogni volta. Quando scappano veramente danno fastidio. Tocca a noi. Che lui la ragiona come un... Ok. Fermo là. Ma sei cretino, hai ammazzato... Ah no. Ha usato due camionette, eh? No, una. Capisce. Allora posso... cinquantotto. Allontanati.
Allora Mario, tu fai una bella cosa. Ti metti tipo qua. Fai la vista dell'eroe. E attacchi questa valchiria. Ok. Cavolo, se non... Che è sta cosa, mo? Eroi, tocca a noi. Ok, io mi allontano. Allora, con un tema vicino. Vado qua. Vai, camionetta! Vai! Boom! Turno dei nemici. 43 di vita, guardalo! Uno! Eh sì, 200 a botta mi leva. Ah, stavolta ha attaccato una volta sola. Com'è che con Luigi hai attaccato due volte, pezzo di sterco? Oh, il celebre Yoshi! E con lui c'è anche Spawny, niente meno. La fortuna finalmente ci arride. Ma non dobbiamo non abbiamo tempo per festeggiare. Bowser Jr. potrebbe tornare da un momento all'altro. Dobbiamo mettere in salvo Spawny subito. E quindi... dimmi Yoshi... Davvero hai un'isola tutta tua? State indietro! Non spaventatelo! Spawny, come ti senti? Sì, beh, anche noi siamo contenti di vederti. Oh, capisco. Immagino che l'ondata di devastazione che ha travolto il regno dei funghi sia stata opera tua. Grazie alla tua incapacità di gestire il combinatutto. Ma, considerando altri disastri colossali... Tutto sommato questo non ha fatto troppi danni, no? Vediamo un po'. Ci sono degli aspetti positivi. Tanto per cominciare direi che... Ci sono! Il deserto gelato era grandioso. E ora sappiamo tutti che nel deserto ti devi portare un maglione. Ragazzi, che sorpresa! Guarda là, 6 di 3. Se non era per Luigi ce la faceva. Sì, in 3 turni come la facevi quella, però vabbè. Con delle armi migliori e con un po' più di salute magari. Ma il mid boss qua era bello tosto, eh. Perché poi mi ha attaccato due volte. Yoshi, entra in squadra. Scuoti mondo. Lo schianto a terra provoca ingenti danni. Amico della buona sorte, aumenta la possibilità di tutta la squadra di ottenere super effetti.
Urca. Capitolo 6. Ok, allora di qua non si va da nessuna parte. Da questo tubo. Dove andiamo? Ancora più giù. Abbiamo un nuovo amico, Yoshi. Perché non li devo mica rompere? Punto. Perché non me li faceva rompere? Secondo me lì dentro, cioè qua in questi massi qua, non. Però non mi li fa interagire. Non so perché. Andiamo un attimo qua. Ah, ma qua. Secondo me. Hanno a che fare con quelle disposizioni là. No, ma da di qua andiamo avanti. Allora, aspetta, che c'era l'altro tubo anche che volevo vedere. Quello lì. Mi porta da qualche pa. Non ci fa fare niente. Allora che caspita serve sta affare? Boh. Qua non ho niente. Allora ce n'è uno vicino a un tubo. Forse devo ricopiare la cosa, la struttura. Credo. Oh boh. Allora, perché questi non me li fa interagire, vedi? Ce n'è uno vicino al tubo. Quindi io deduco che questo vada messo tipo qua. Ok. Poi. Tipo così. O magari ne devo fare cadere uno. Perché uno però uno non lo posso far cadere. Boh, vabbè, andiamo avanti. Hanno tutti la vita adesso, eh. Scorta spawni. Oh mamma. Fino a dove? Sono un po' male come cosa, ma ok, così gli annullo il vampiro. No, questa inchiostro, così tu non fai più niente. Vai. Perché la Valchiria è pericolosa. Gli altri nascono adesso. C'è Mario che... Ok, è lì. Tra l'altro non può fare niente. Ah, bravi, vi difendete. Tu puoi fare solo questo, ciccio. Spawny, dove sei? Ci sei quasi, eh.
Vista dell'eroe. Oh, ero coperto. Maledizione. No, guarda di quanto non lo becco. Vabbè. Così quelli non si curano più. Nel caso si dovessero curare. Let's go! Let's go! Scusami, ma se io faccio così li becco tutti e due? Sì. Solo che c'hanno la barriera lì. No, rimanete qua. Anche se siete sotto tiro. Voi vi siete mossi. Boom, critico. Critico e critico. Colpo aureo, vai. Adesso c'è soltanto uno. E vai. Spawni, no. Mettiti qua che al prossimo turno sei arrivato. Vai. Anche volendo non si può fare niente, va. Facciamo così. Si nascono altre due valchirie. Vai. Metta là. Ok, tocca a noi. Spawny, vai. 6 di 6, perfetto. Bene, sono contento. Ora non abbiamo vita. E questo enigma? Può fare così. Allora quel tubo mi porta. Dove mi porta il tubo? Ah, di questa la piglio. Qua, qua. Oh. Para papam. E questo l'ho preso. Mecha Junior. Ok, ora possiamo andare avanti. Via. È un po' lungo quel pezzo, raga, mi sa che lo taglierò. Di. Quanto mi dice di spostarlo. Wow. Ci sono soldi. Guardateli. Rabbids a mollo. Ma non bruciano? Ah, guarda. C'è ancora qualcosa, devo spostare questo che ho buttato da sopra. Per poi sbucare qua. Oh là là, ma quanti forcerozzi qua. Tra cui c'è questo che non lo posso prendere, ma quest'altro sì però. Tunnel dei funghi.
ce ne sono di livelli che dovrò poi rifare, mannaia. Ah, il gettone non ho preso, vabbè. Tanto ne ho tanti di soldi. Ok. E andiamo qua. Oh. Secondo i miei sensori, il viscidume sui funghi può essere mortalmente velenoso o dolcissimo. Peccato non poterlo leccare per scoprirlo. Ah, proprio... Io non ci terrei, eh. Particolarmente... Ma qua dobbiamo fare un altro scorta spawni? Sì. Facciamolo. Madò, quanto è lunga sta pista! Quello nasce. Ora dovremmo essere a posto. Spawni. No, con questo va di qua. Quindi questo vai qua. Wow, 6 su 6, perfetto. Perfetto, perfetto. Peccato per la, per il mid boss. Prima di procedere è meglio che una cosa sia chiara a tutti. Dobbiamo proteggere Spawny a ogni costo. Che nessuno perda Spawny di vista nemmeno per un secondo. Ecco, l'abbiamo già perso. Il destino dell'intero regno dei funghi dipende da lui. Dobbiamo riportarlo a casa sano e salvo. Ok, devo ammetterlo. Abbiamo commesso qualche errore qua e là. Forse un paio sono stati colpa mia. Ma ora che abbiamo Spawny con noi, non possiamo permettere che nulla ci fermi. Giusto, Spawny? Eh? Ehi, Spawny! Dove sta andando? Fantastico! Avete visto? Lo avete spaventato? Non lo avete spaventato? Non statevene lì impalati, prendetelo! Ah, mo sarebbe colpa nostra! Però qua c'è sto enigma, ma non posso fare niente perché non ho l'abilità. Capitolo 7. Urca. Beh, spero siate contenti. Cioè, scusa, ora sarebbe colpa nostra. Io e Spawny stavamo alla grande assieme. Poi passa 5 minuti con voi e viene rapito. E come la prenderà mio papà quando tornerà e troverà un gigantesco drago di pura energia nel suo castello? Per vostra fortuna è ancora in vacanza. Avrà tempo per rimediare al disastro che avete fatto. Oh. Ecco, è lui. Probabilmente è un'altra di quelle foto in posa vicino a una stupida statua o al solito ammasso di detriti. Ho deciso di tornare prima, figliolo. A presto, papà. Oh no!
Quel drago ridurrà il mio papà in poltiglia e il mio papà ridurrà in poltiglia me! Che cosa posso fare? Dovete aiutarmi! Arrivo papà, eccomi! Che ci piaccia o no, ha ragione. Quell'affare nel cielo è diventato più potente ogni volta che abbiamo liberato dei rabbit. Ora ha anche una forma definita e ha preso Spawny. Qualunque cosa si debba fare va fatta velocemente, prima che diventi ancora più potente. Oh, presto non ci sarà nessuno in tutto il regno dei funghi in grado di fermarlo. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.